GR Sport. Quotidiano sportivo a cura di tuttocampo.it. Amici, ma soprattutto amiche di Tuttocampo, benvenuti al consueto ormai appuntamento col GR di Tuttocampo. Un appuntamento che a nostro avviso diventerà immancabile per tutti gli appassionati di calcio dilettantistico, ma non solo. Andiamo ad analizzare quello che sarà la giornata di campionato nel territorio pavese, con le categorie che vanno dalla promozione alla terza categoria. In promozione la capolista Atletico San Giuliano se ne vedrà in casa contro il Ferrera, con l'intento di agguantare quell'ennesimo pezzettino di traguardo che porterà la formazione milanese a tornare in eccellenza. Le altre partite clou, l'impegno del Varze sul campo della Frog Milano, dove gli uomini di Mister Landini cercheranno di invertire un trend negativo sul quale sono caduti nelle ultime giornate di campionato. Il Varze, per invertire questo canovaccio negativo, si affida agli uomini che l'hanno portata in alto. Parlo del portiere giovane ma talentuoso Iacchini, piuttosto che il difensore Lozio, l'eterno sempreverde Baldini, la punta ormai colonna di Granata Amaro. Di contro il Frog Milano fanalino di coda. Le altre partite del girone sono l'Alcione contro Villanterio, l'Atletico Gaggiano contro la Spezia, la sfida tra Bressana e Bornasco Zeccone, la partita tra Calva Erate e Garlasco, Lomello contro il Bareggio e Settimo Milanese contro il Corsico. Passiamo ad analizzare il girone di prima categoria, dove la Sago capolista, la Sago secondo in classifica si laverà contro il Bastide in una sfida trappola per la formazione milanese, in quanto il Bastide ha già fermato il Casteggio. Proprio il Casteggio sarà di scena sul campo del Siziliano Lanterna, una sfida ostica in quanto la formazione pavese necessita anche essa di punti per la salvezza, e il Casteggio vuole mantenere la leadership nel girone. Il Voghera, che è una delle formazioni sulla carta più attrezzate ma che non è riuscita ad esprimersi al 100%, servirà in casa in quel di Codevilla contro il Rozzano. Le altre partite sono l'Atletica del Po, Apos, Buccinasco, Certosa, Mottese, Casorate, l'Andriano Robbio, Vistarino, Sporting Valle Ambrose. Nel girone V di seconda categoria vediamo la sfida clou è quella tra Gambolò e San Biagio Casarile, una sfida che per via della forza di entrambe le formazioni prevede spettacolo. L'altra partita di cartello senza dubbio quella tra Real Torre e Procassolo, dove la formazione del comune di Torre d'Isola cercherà punti per restare aggrappata al sogno playoff. Le altre partite sono Bereguardo Vellezzo, Cassolese La Chiarella, Confienza Binasco, Giussago Dorno, Groppello, Basilio e Mortara Rosatese. Nel girone W di seconda categoria l'Albuzzano vuole mettere l'ennesimo mattone per costruire la casa chiamata prima categoria, e il teatro di questo sarà il campo del Nizza. Un'altra sfida importante però in chiave playoff è quella tra Cavese, comandata, diretta da Mister Marchetti, e lo Zavattarello. Una sfida molto importante soprattutto in chiave playoff, come detto. Poi Belgioioso Audax Travacon, anche questa è una partita importante sia da una parte che dall'altra. Belgioioso culla ancora speranze di giocarsi la possibilità di salire di categoria nel prolungamento del campionato, quali sono i playoff. Stesso discorso ma più complicato per il Travacò. Sfida importante ma con diverse motivazioni quella tra Ciranova e Rivazzanese, dove Ciranova non vuole finire nell'inferno dei playout e dove la Rivazzanese culla ancora sogni del paradiso chiamato playoff. Andiamo con ordine ed analizziamo le restanti partite. Mezzana Corti si davvero contro il Lungavilla, la Porta Alberese contro il Montebello, il Retorbido contro il Castelletto e lo Zinasco contro il Roncar.
Nel girone A di terza categoria, sfida difficile per la capolista Bermese contro l'Olimpia, una formazione molto agguerrita, quella guidata in panchina da un condottiero come Mister Pellegrini, che cercherà di rendere la vita tutt'altro che facile alla capolista bremese. Poi abbiamo il Casei, che ha una partita abbastanza facile, meno sulla carta, contro il Carbonara, Frascatore contro il Villanova, San Martino orfano da un po' di domeniche del bomber Mantegazzi, che si opererà in artroscopia tra pochi giorni, e per il quale è ormai terminata la stagione, al quale vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. San Martino appunto servirà contro l'Olimpia Cilavegna, Superga di Gemelo contro la Tormellese contro la Lagna, e il Castelnovetto contro la Gravellonese. Nel girone B di terza categoria, le partite clou riguardano soprattutto le gemelle in testa, che sono Vallone e Sizionese. Soprattutto per Sizionese, una partita abbastanza semplice sul campo della Folgore, ma nulla è semplice nel calcio, testimonia il fatto che qualche settimana fa la Sizionese ha fatto fatica a battere l'Athletic Pavia, anch'esso ultimo in questo girone, vincendo solo per 2-0 con una rete al 95esimo, anche se ad onore del vero la partita non fu mai realmente in bilico. L'altra partita importante è quella tra Carpianese e Vallone. Anche qui l'11 di Mister Ciceri cerca continuità, cerca ancora quei punti che possono portarla a cullare sogni promozione, su un campo non facile, ma neanche così difficile. Cerca riscatto la nuova Frigirola sul campo del Guinzani, una trasferta abbastanza abbordabile per gli uomini di Mister Prevedini, che però dovranno essere lucidi nel ritrovare quello smalto che troppo spesso in questa stagione gli è venuto meno. Le altre partite sono quelle tra Aquilotti e Gudo Visconti, Rate di Pavia e Sant'Alessandro, Volgarello Broni e Corte Oronese Copiana. Questo è un po' il riassunto di quello che capiterà sui campi della provincia di Pavia, dove tutte queste sfide che abbiamo analizzato promettono potenzialmente champagne. In prima categoria i discorsi sono molto, molto aperti, molto ancora tutti da decifrare, con questo duello tra Casteggio ed Assago che promette bene, anche perché la peculiarità, la forza di entrambe le formazioni, come già detto, sta negli attacchi, e generalmente, soprattutto in queste categorie, il reparto avanzato può fare la differenza, come lo può fare nel caso del Voghera, che però a mio modesto parere, e per quanto può contare, ha perso qualche punticino di troppo quando non doveva perderlo. Andando indietro come i gamberi e poi tornando a parlare di seconda, il campionato di promozione ha un padrone. Quel padrone è l'Atletico San Giuliano, che nonostante qualche polemica, soprattutto dopo la sfida col Varzi, ha sempre mantenuto un andamento regolare, senza mai lasciare troppo cibo agli avversari. Il Varzi è arrivato lì per fare qualcosa di incredibile, cioè entrare in zona playoff. Poi questo crollo verticale degli uomini di Mister Landini è forse in parte spiegabile con il fatto che hanno puntato tantissimo sulla Coppa. Nel girone V di seconda categoria, cosa dire? San Biagio Casalire è di un'altra categoria. Ha un organico mondiale rispetto a tutte le altre, ha un organico molto forte. Forse per forza d'urto offensiva può reggere il confronto solo appunto il Gambolò.
però anche lì è un gran bel duello. Nell'altro girone l'Albuzzano, dopo anni di lotta, persa l'ultimo chilometro per un paragone ciclistico per salire di categoria, quest'anno ha tutte le carte in regola per salire, e la sfida di domenica con Nizza sicuramente è sulla carta abbordabile per l'11 di mister Sacchi. Il Roncaro secondo ha un impegno abbastanza agevole in quel di Zinasco, e poi vi ho già abbastanza delineato quelli che sono i discorsi per gli altri. Molto interessante, avendo assistito al match di andata, quello tra Belgioioso e tra Vacolla. È andata fu una partita molto, molto carica di garra, per usare un termine latino, e questa promette bene. Dovrà essere brava la formazione di mister Torri ad approfittare di quello che gli concederà il Belgioioso, e viceversa le rondini di Belgioioso dovranno sfruttare alcuni magari buchi della formazione giallo-granata. Per quanto riguarda gli altri gironi, in terza è tutto abbastanza delineato nel primo girone, dove la Bremese ha fatto davvero grandi cose. Nel girone B invece è duello serrato tra Siziano e Vallone. Vedremo se questa giornata di campionato porterà nuovi, incredibili e roboanti ribaltoni. E con questo è davvero tutto. Mauro Migliavacca, il GR di Tutto Campo, vi danno appuntamento alla prossima edizione. State sintonizzati sulle frequenze di RCD Live. Avete ascoltato GR Sport, quotidiano sportivo di tuttocampo.it. GR Sport va in onda 3 volte al giorno, dal lunedì al venerdì, alle 12, alle 17 e in serata alle ore 21.